Benvenuti telespettatori e telediffusi nel post partita del Napoli, nuovo anno, nuovo campionato, e nella mia trasmissione il vecchio ospite. Io non sono ospite in questa trasmissione, questa è la mia trasmissione. È un anno che lo diciamo, è un anno. È acclarato questa cosa. Ma chi ha acclarato? Questa è la mia trasmissione, stiamo dentro gli spogliatoi del San Paolo che è mio, quindi siete ospiti miei. Grazie Presidente. Dunque, Presidente, la domanda dei napoletani, mi hanno chiamato, fax, telefonate, fax. La domanda è questa qua, ma questi juventini che non sopportano le vittorie del Napoli, cosa diciamo? Che dici? No, stavo dicendo, no, la cosa che ha detto. Io non so ste domande. Vabbè. Che diciamo? Diciamo ai juventini che godono delle sconfitte del Napoli che a questo punto devono bere l'acqua oliveto. Ecco, così imparano a digerire meglio queste sconfitte che hanno loro, hai capito? Io spero anzi che l'uccellino, quello dell'acqua minerale, faccia il suo servizio proprio in testa ai tifosi juventini, così si imparano a fare ste cose. A lei piacciono gli uccellini, scusa. Lei, Saponaro. Ecco, le volevo regalare, proprio perché gli piacciono, ecco, questo piccolo pappagallino che lei può tenere tranquillamente anche in camera da letto. Hai fatto, Saponato? È volato il pappagallo. Ecco, ho capito. Vabbè, fai la domanda, Saponato, veloce. La domanda mia è la domanda di Saponaro Moment. Cioè, mo, siamo proprio... Mamma mia. Proprio scelto, proprio... Allora, presidente dei presidenti che voi ci siate... Compri una vocale per piacere e dica la domanda. Io stanno mettendo in difficoltà, però. Allora, quello che volevo dire io, no? Quando un tempo che si vincevano le partite con le telefonate, vi ricordate che si vincevano le partite con le telefonate? Cioè, io volevo domandare una cosa: voi le fate le telefonate erotiche, presidente? Che mi hai preso? Per uno che fai le telefonate all'899? Ma che mi hai preso? Per un maniaco? No, vabbè, ma a me mi ha detto questo fatto. Guardi, io le voglio dire, io ho capito a che si riferisce. Che le squadre anticamente vincevano le partite grazie a queste telefonate. Infatti c'era una tariffa che si chiamava Vodafone Moggi, con la quale potevi chiamare tutti gli arbitri gratuitamente per tutto il campionato, hai capito? Solo che questi poverini poi sono passati dal telefono cellulare al cellulare della polizia, hai capito? No, era una battuta, no? A lei la polizia quando è che arresta? Lei è un coatto osceno in luogo pubblico. Un coatto osceno in luogo pubblico. E quindi a sto punto io vi dico che mi avete rotto i ciuffoloni con queste domande, io me ne vado, mi lascio soli. Hai visto? Coatto in luogo pubblico. Sei un coatto in luogo pubblico. Noi dobbiamo sconfiggere i gufi, le cornacchie, le aquile. Un'aquila reale catto troppo. Saponaro, quest'anno gli animali sono i miei. A voi regia, basta.